Ciao Silvia, Ciao. che lavoro fa lei? Io studio, sono al primo anno di economia in Bocconi, mercati intermediari finanziari. Fantastico, le ho chiamato qui perché vorrei che rispondesse alle seguenti domande. La prima, cos'è per te il design? Mi stanno sentendo anche fuori Sì. dall'altro, stupenda. Beh, è la prima volta che qualcuno me lo chiede. Tra l'altro, perché design? Beh, il design è tutto quello che è espressione di tutto, quindi da quello che può essere un interno in una casa a quello che può essere il design di un'automobile. Il design è un'espressione di un essere, di una percezione delle cose in generale, come si percepiscono anche le cose, vengono espresse dai designer appunto. E ci vengono trasmesse, quindi tutto quello che possiamo vedere è design. Bellissimo, passiamo alla seconda domanda. Qual è un oggetto che ami e qual è uno che ti manca, che vorresti avere? All'interno di un ambiente piuttosto che in Milano stesso? No, poi passeremo alla città. Qual è un oggetto che amo? Ah, che domanda! Tantissime cose amo. Amo la mia casa Ma proprio un oggetto, un oggetto. Il mio computer, no. Ok. No, beh, sì, mi piace molto. Ami il tuo computer. Sì, le sue linee. Inizialmente l'ho scelto anche per quello, che tra l'altro è un Macintosh, per Benissimo, è un oggetto che ti manca, che vorresti avere? quello. In questo momento un'automobile. Sì, Un'automobile. non mi dispiacerebbe. Benissimo. Passiamo alla terza domanda. Te hai detto che sei di Serra Lunga. Di Crea, sì. Infatti ho letto Serra Lunga e non capivo per quale motivo. Cosa ti piace della tua città? Beh, è una città molto piccola, meno di 500 abitanti, perciò è un paesino, tra l'altro in varie frazioni, perciò. E mi piace perché in campagna l'aria aperta, cosa che mi manca molto in Milano, mi mancano gli spazi verdi appunto, e mi manca la natura, gli animali. E mi manca tanto lo spazio, proprio l'aria, perché io qui a Milano vivo in 25 metri quadri, cosa che è grande e piccolissimo rispetto a quello a cui sono abituata. Perciò mi sento molto soffocata in Milano, a dire la verità, nonostante ci siano dei vantaggi per quanto riguarda magari altri aspetti.